Prima di tutto buonasera e benvenuti a questo nostro quarto congresso di grafologia, i giovani e la grafologia. Saluto tutte le autorità presenti che sono qua in prima fila davanti a noi, le delegazioni straniere presenti, i relatori e i congressisti. Essere qui oggi è un grande onore per chi come me ha fatto tutto un percorso formativo di grafologia e ha sentito raccontare la storia dei congressi che ci hanno preceduto. L'idea di fare un congresso tematico sui giovani è nata alla nostra socia più giovane mentalmente, ma grande, perché Pietrina Verona ha 87 anni, è una socia da tanti anni, quindi è una socia onoraria, e quando abbiamo cominciato a parlare della necessità di un congresso, perché erano passati ormai 8 anni dal precedente, Bologna 2000, allora lei ha detto facciamolo tematico e i giovani. A tutte è piaciuto subito. In un momento in cui per la prima volta nella storia, diceva la Presidente della provincia di Ancona, scarichiamo sui giovani la crisi più devastante. Non potevo sottrarmi a portare un contributo a lavori che vorrebbero, questa era l'insistenza della Presidente Castelli, ritrovare i giovani. Bisogna che appunto si passi da considerare i giovani appunto come oggetto dell'indagine grafologica. Abbiamo sentito molti relatori per quello che riguarda anche i disturbi dell'adolescenza, dei bambini, a essere protagonisti in questo settore che può fornire effettivamente anche degli sviluppi professionali interessanti. Why not say to an 11 or a 12 year old that when you write and you leave that mark on the page, that there's something about the way you create your letter shapes, your forms, that is representative of your sense of self-esteem, your value. Quando appunto sono entrato nel mondo dell'Associazione Grafologica Italiana, cioè l'associazione che organizza i grafologi o una buona parte dei grafologi italiani, avevo un po' la mia deformazione di consulente di organizzazione. E quindi ho visto che c'erano tante competenze, anche tanti affetti dal punto di vista proprio dell'amore per questa materia, per questa scienza della comunicazione. A me piace chiamarla la scienza della comunicazione del non verbale scritto, ma un limite di carattere organizzativo. E quindi questa è stata la prima idea. Dico, se mi devo impegnare all'interno, il mio contributo può essere un contributo di carattere organizzativo, cercare di allargare le potenzialità esterne, il mercato delle professioni, la conoscenza, l'informazione, la diffusione, il riconoscimento. Qu'elle est en train de prendre pied, c'est qu'elle a déjà pris pied depuis très longtemps. Oui. Et effectivement, disons qu'elle aide à la compréhension de la personnalité humaine dans toute sa dimension. Donc ça peut avoir des applications sur des tas de terrains, pédagogiques, professionnels, dans la vie de l'entreprise, comme dans le développement personnel. Io sono abituato a pensare alla scienza in due direzioni. La scienza si muove verso nuove conquiste in ogni singola disciplina, ma c'è anche un secondo movimento che si intreccia col primo, cioè la conquista di nuove discipline. Anche questa è una nuova frontiera, cioè la grafologia, che io mi auspico più presto che possa diventare una disciplina riconosciuta per i suoi valori, per la sua metodologia, per i suoi obiettivi, quindi una disciplina scientifica. Sarebbe una cosa principale quella di far entrare in maniera un po' più diretta questa disciplina nell'università, fondamentalmente, non soltanto con i master o il corso triennale di laurea, ma anche proprio con la materia insegnata alla facoltà di medicina o di psicologia. Sempre meno, a mio avviso, un orientamento grafologico che abbia una finalità di tipo predittivo, perché è sempre meno facile tenere conto di tutti gli elementi in gioco, sempre più utile invece se è funzionale alla crescita di consapevolezza, quindi un processo di supporto ad un auto-orientamento alla vita. Graphology has always had a unique strength.
and this is understanding people. Therefore, if it's possible to understand nationality, culture, diversity through handwriting, then we are then moving towards a fuller understanding of our society. Il riconoscimento, dicono i sociologi delle professioni, nasce dal fatto che tu espandi un po' la conoscenza, l'informazione, il mercato, no? E allora un congresso che doveva essere un congresso interdisciplinare, cioè farci conoscere dagli altri. La grafologia mi sembra che possa essere una di quelle discipline molto importanti, sempre più importanti oggi, per acquisire una consapevolezza riflessiva. Mi sembra che una delle cose che caratterizza questo congresso, adesso ne parlerò proprio nell'intervento che andrò a fare, sia il fatto che il grafologo, anche il grafologo professionista, spesso ha una sua, nel suo bagaglio tante esperienze professionali. Sicuramente non è da vedere in esclusiva solo la grafologia, è sempre da abbinare a qualcosa, in un lavoro d'equipe. Ho percepito un grande bisogno di promuovere invece questa scienza, se così si può chiamare, e ci siamo anche confrontati con chi può dare un contributo in questo senso e stiamo predisponendo corsi di formazione anche con l'FSI. Con Barbara Marconi abbiamo parlato soprattutto di grafologia nell'orientamento lavorativo, quindi un fattore importante per quella che è anche l'affermazione della professione grafologica per un indirizzamento reale nel mondo del lavoro. Sì, assolutamente queste sono le parole corrette. Molto importante perché la grafologia è in grado di dirci attraverso uno strumento non invasivo che è l'analisi della scrittura quelle che sono le attitudini di un individuo, di una persona, di un giovane, visto che parliamo di giovani. Forse abbiamo fatto innamorare anche altri della materia poco conosciuta, ma noi dobbiamo adesso rendere concreti gli obiettivi. C'est comme une pierre hein, qu'on jette dans l'eau, ça fait des ronds, les ronds deviennent de plus en plus grands. Voilà, donc c'est très important de ne pas abdiquer, de continuer à se battre. Allora, un grazie, un saluto a tutti voi, grazie ai congressisti di tutta la loro pazienza, dell'affetto e della collaborazione che ci avete dato.